Sai già circa di cosa ci occupiamo, chi siamo? Una via di mezzo tra scienziati e maghi, sciamani. Utilizziamo questi segni per incanalare le energie naturali e la magia e trasmetterla nelle pozioni che facciamo. E lo so, è molto particolare. Sì, diciamo che potenzialmente potrebbero farlo tutti e è molto una questione di studio. Semplice come sembra, ecco. Ok, vuoi dare un po' un'occhiata? Se vuoi ti faccio vedere degli esempi di pozioni che abbiamo noi, poi dopo magari ti viene in mente qualcosa. Ok, d'accordo. Te ne faccio vedere giusto un paio. Queste due pozioni le abbiamo preparate ispirati a Harry Potter. Praticamente, insomma, dopo aver visto il film che ha fatto molto successo ed è molto bello, abbiamo deciso di provare a riprodurre due delle pozioni che si vedono appunto nel film. Questa è la famosissima pozione polisucco. Devo ammettere che non è stato assolutamente facile prepararla. E questa qua è fatta, insomma, a somiglianza mia, cioè chi la beve diventa come me per molto poco, devo dire, perché dobbiamo ancora lavorarla bene. Giusto mezz'ora. Esperimento, diciamo, lo possiamo considerare avvenuto con successo, ecco. Come ti dicevo prima, noi comunque siamo scienziati, ci piace seguire un metodo scientifico e ci piace migliorare sempre le nostre pozioni. E questa invece è una pozione dell'amore. Ne basta poca poca per far innamorare qualcuno perdutamente di te. Diciamo che non ci piace parecchio vendere questa qui perché noi siamo a favore dell'amore vero, non di quello venduto sotto forma di pozione. Però in via eccezionale la vendiamo. Va tanto per San Valentino, infatti in questo periodo moltissimo richiesta. Comunque, anche questa non è permanente, dura giusto qualche giorno e poi dopo la persona si sveglia, diciamo. Ti è venuto in mente per caso, non lo so, qualcosa? Ancora niente. Magari prova a parlarmi un po' dei tuoi bisogni, di che cosa in questo periodo senti proprio la mancanza e possiamo studiare insieme. Ok. D'accordo. È una cosa abbastanza comune. Problemi col sonno comunque al giorno d'oggi sono abbastanza frequenti. Ok. Quindi, ok, allora forse ho la pozione che fa proprio il caso tuo. Non ce l'ho pronta e la dobbiamo preparare. Se vuoi puoi anche stare
C'è lavanda proprio classica, classica. Senti, senti il profumo di lavanda.
Adesso andiamo a mischiare bene bene questi ingredienti. Sta venendo piuttosto bene, devo dire. Dopo ovviamente andremo poi tutta a filtrare questa parte qua. Adesso mi devo mettere i guanti. La prossima parte sarà un po' delicata, devo andare ad aggiungere delle gocce, delle essenze, degli elementi che adesso ti andrò a mostrare, che è meglio che non vengano a contatto con la pelle. Diciamo che tali quali sono troppo forti, quindi bisogna usare le giuste precauzioni mentre all'interno della pozione dilui. Le essenze sono queste. Questa è la principale che andremo ad aggiungere. E come puoi notare c'è scritto Relax Drops, Relax Drops, Relax Drops, Relax Drops. E praticamente è un'essenza di relax puro. E niente, queste invece
Trasferito tutta la punzione all'interno di questo bicchiere e adesso con un filtro andiamo a filtrarla all'interno della provetta che poi ti darò. Questa è la fialetta. Okay.
ti sei rilassato già solo guardare. Mi fa un sacco piacere, ho cercato di prepararla in modo rilassante. Quando preparo questa pozione per qualcuno, cerco sempre di farlo entrare già nel mood della pozione. Questa è una pozione per dormire, quindi la chiamiamo Sleep and Relax Potion. Sleep and Relax Potion. Sleep and Relax Potion. Sono molto contento che tu ti sia rilassato già solo a guardare il procedimento di questa pozione. E tra l'altro il colore della pozione matcha perfettamente il colore dell'evidenziatore che ho utilizzato per rivestire la scritta. Problemi del sonno che non è facile gestire.